Allora, bentrovati, siamo qui con il sindaco di Acciano, Fabio Camilli, uno dei sindaci più giovani del cratere Aquilano. Innanzitutto, in questa fase, seconda fase della ricostruzione, dopo la fine della gestione commissariale, quali sono i problemi che i piccoli comuni si trovano a vivere? Ma io innanzitutto ringrazio Abruzzo Web e il suo direttore Bernardino Santilli per avermi invitato a fare questa intervista. E, perché questo diciamo che testimonia un'attenzione nei confronti di quelli che sono i comuni che vivono un pochino più a margine della città dell'Aquila e quindi anche di quelli che sono i problemi del terremoto. Il problema allo stato attuale, i problemi allo stato attuale è sicuramente la mancanza di punti di riferimento, la mancanza di un interlocutore. Io sinceramente ho trovato che questo passaggio dalla struttura commissariale a quella che dovrà essere la gestione ordinaria sia stato un passaggio non studiato nei minimi particolari, perché oggi di fatto tutti noi sindaci ci troviamo a dover affrontare una situazione che è comunque ancora quella dell'emergenza, senza avere un riferimento come era prima la struttura commissariale e quindi l'ufficio di coordinamento per la ricostruzione. Questo direi che è il problema fondamentale. Poi, ovviamente, a conseguenza di questo c'è cioè il fatto che comunque i comuni, non avendo punti di riferimento, non sanno nemmeno come poter risolvere alcuni problemi che sono quotidiani, come può essere appunto la rendicontazione delle spese e quindi a chi rivolgersi per risolvere questo tipo di problematiche. Qualche suo collega ha parlato anche di una mancata collaborazione e partecipazione anche nella scelta di questi nuovi direttori dei due uffici speciali che poi entreranno in funzione da gennaio, dal prossimo anno, e quindi anche di una sorta di imposizione da parte del governo. Ecco, lei come ha visto tutto questo? Ma io ricordo perfettamente che in una delle tante riunioni che abbiamo avuto tra sindaci, si era detto che un principio fondamentale doveva essere quello che qualsiasi tipo di nomina, a partire dalla nomina dei responsabili degli uffici speciali, dovesse essere fatta d'intesa con i sindaci. Questo nei fatti è stato disatteso. Ciò nonostante, però, devo dire, almeno è un mio avviso, un mio parere personale, che la scelta fatta dal governo penso che sia stata la scelta giusta, perché comunque sono state prese delle professionalità che diciamo non hanno avuto implicazioni durante quella che è stata la fase della gestione dell'emergenza e poi della gestione commissariale, e che vengono da un mondo che sicuramente può portare un contributo importante a questo processo di ricostruzione. Il problema adesso è vedere i tempi, come dicevo prima, e cioè capire quando effettivamente queste nuove strutture entreranno in funzione e potranno essere di vero supporto ai comuni, con la speranza che ovviamente in tutti quelli che saranno i passaggi successivi ci sia un maggior coinvolgimento da parte dei sindaci, che comunque sono inevitabilmente i principali attori del processo della ricostruzione. Ecco, per quanto riguarda la ricostruzione del suo paese, il piano di ricostruzione è stato fatto, manca solo l'intesa, quindi c'è un problema tempistico anche su questo. Sì, noi abbiamo adottato il piano di ricostruzione nel mese di agosto, per la precisione il 17 di agosto. E lo abbiamo fatto in tempi direi record, per il fatto che comunque la mia amministrazione è arrivata a definire una convenzione con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze soltanto alla fine di luglio del 2011.
E quindi in meno di un anno, in meno di quello che era il tempo previsto e dedotto in convenzione, siamo arrivati ad avere questo importante strumento di programmazione per quello che riguarda appunto la ricostruzione. Adesso, sempre per quel problema che dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, noi ci troviamo in una situazione in cui il piano di ricostruzione è stato adottato, è stato pubblicato, quindi è stata data notizia a tutti i soggetti interessati, sono state anche recepite le eventuali osservazioni ed è stata già indetta la conferenza di servizi. Ma ovviamente in assenza della figura del commissario e di chi quindi era deputato in origine a sottoscrivere l'intesa per garantire la copertura finanziaria di quanto previsto nel piano di ricostruzione, per mancanza appunto di questa figura noi ci troviamo adesso in una situazione, possiamo dire, di stallo, nel senso che comunque questo strumento, che comunque è stato considerato come uno strumento fondamentale per il processo della ricostruzione, di fatto non può essere messo in pratica, non può essere attuato. Il suo comune è stato tra i pochi che per fronteggiare l'emergenza abitativa ha scelto di realizzare pochi MAP, soltanto 3, e concedere invece più autonome sistemazioni. Ecco, ad oggi, visto che la situazione è quella che è, quindi non ci sono i fondi per l'erogazione di queste autonome sistemazioni, è stata forse una scelta un po' penalizzante? Io direi che più correttamente non è stata una scelta dell'amministrazione, ma è stata una scelta degli sfollati. Nel senso che l'amministrazione comunale che ha gestito la prima fase dell'emergenza e di cui ero anch'io un componente, seppur non ero il sindaco, ha semplicemente fatto quello che secondo me ogni amministrazione avrebbe dovuto fare. E cioè chiedere a chi aveva diritto a delle forme assistenziali quale forma assistenziale si voleva. Rispetto a questa sorta di censimento, nel comune di Acciano la stragrande maggioranza degli sfollati ha optato o per l'affitto concordato o per l'autonoma sistemazione. Questo forse in considerazione del fatto che se è vero che noi abbiamo un alto numero di sfollati rispetto alla popolazione residente, è altrettanto vero che abbiamo la fortuna di avere delle seconde case che risultano agibili. Dopodiché, se mi chiede qual è il parere dell'amministrazione comunale, qual è stato il parere dell'amministrazione comunale rispetto a questa scelta fatta, ripeto, dagli interessati, dai diretti interessati, io vi dico che sinceramente ho ritenuto questa scelta una scelta abbastanza ponderata, diciamo così, nel senso che comunque si è evitato di andare ad edificare dei moduli abitativi che inevitabilmente avrebbero devastato il territorio. Io penso che comunque la ricostruzione debba essere fatta su quello che comunque c'era e così come era, andando a recuperare quello che era l'immenso patrimonio edilizio che comunque aveva il comune di Acciano. E non ho trovato, non pensavo, continuo a non pensare che comunque l'occupazione selvaggia del territorio con questi moduli abitativi provvisori, che ripeto sono provvisori, possa essere una soluzione. Certo, oggi noi ci troviamo di fronte ad un grande problema, e cioè si dice che fino al 31 dicembre sono garantite le forme assistenziali diverse dal modulo abitativo provvisorio, quindi l'autonoma sistemazione o l'affitto concordato, e noi quindi ci troveremo, se non ci sarà un intervento da parte del governo a questo punto, con 61 persone sfollati del comune di Acciano che non avranno più forma di assistenza. Io penso che questa sia una cosa gravissima, perché questo significherebbe dire che ci sono degli sfollati di serie A e degli sfollati di serie B. In altri termini, coloro che a suo tempo
hanno scelto il modulo abitativo provvisorio, oggi paradossalmente si trovano in una situazione di vantaggio rispetto a coloro che a suo tempo hanno scelto una diversa forma assistenziale, senza che questo tipo di prospettiva fosse a conoscenza all'epoca dei fatti da parte di coloro che hanno dovuto operare questo tipo di scelta. Io spero che comunque il governo, tra i tanti problemi che sono in campo, abbia la sensibilità di risolvere anche questo, che forse è prioritario rispetto a tutti quanti gli altri, perché comunque non si può pensare di lasciare per strada persone che comunque hanno bisogno ancora di assistenza, seppur dopo più di 3 anni dal sisma. Ecco, i piccoli comuni vivono anche un altro problema, quello dell'isolamento rispetto ai trasporti pubblici. Lei ha avviato anche una battaglia contro l'ARPA, che aveva effettuato dei tagli alle corse. Ecco, qual è la situazione adesso? L'ARPA, la Regione, così come qualsiasi altra istituzione o comunque gestore di servizi, non tiene mai, secondo me, nella giusta considerazione gli enti locali. In merito alla vicenda che ha citato dell'ARPA, noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione veramente assurda. Il comune di Acciano è servito essenzialmente da 4 corse dell'ARPA che collegano appunto Acciano con il capoluogo di regione. Noi ci siamo trovati dall'oggi al domani con un comunicato da parte di ARPA a seguito di una determina della Regione Abruzzo del settore trasporti che praticamente ci informava della soppressione di 2 di queste 4 corse. Rispetto a questa situazione, ovviamente come amministrazione comunale ci siamo immediatamente mobilitati, rappresentando innanzitutto a chi di dovere il nostro disappunto rispetto, non dico nemmeno tanto alla scelta, ma ai modi con cui questa scelta è stata fatta, cioè senza il minimo coinvolgimento da parte dell'ente locale, delle istituzioni locali. E quindi in conseguenza a questo abbiamo presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la determina della Regione Abruzzo che aveva approvato questo riordino dei servizi, questa ristrutturazione dei servizi ARPA, e il Tribunale Amministrativo Regionale nel mese di settembre del 2011 ha concesso la sospensiva, quindi praticamente ha sospeso la determina della Regione Abruzzo, e poi nel mese di giugno di quest'anno si è pronunciato in via definitiva accogliendo appunto il ricorso del Comune di Acciano. E quindi il disservizio che si è avuto nel Comune di Acciano è durato soltanto 3 mesi, cioè da maggio del 2011 a settembre del 2011, perché poi il servizio è stato fatto come in precedenza ed oggi appunto ancora viene svolto. Dopodiché abbiamo notizia, ripeto, sempre notizie non ufficiali, che comunque l'ARPA sta provvedendo a redigere un nuovo piano di trasporti. Speriamo che comunque prima di definire questa cosa ci sia un coinvolgimento da parte degli enti locali, delle istituzioni locali, che comunque hanno un compito fondamentale, quello di garantire ai propri cittadini l'accesso agli stessi servizi che comunque hanno persone che vivono in centri più grandi. Dopodiché ho notizia anche, ma ripeto, sempre non ufficiale, che anche Poste Italiane stia pensando ad una rideterminazione di quelli che sono i servizi, e pure su quello, insomma, io spero che comunque ci si renda conto che non è possibile
andare a tagliare dei servizi fondamentali e per di più andarli a tagliare senza il minimo coinvolgimento dell'istituzione locale, che sicuramente avrebbe, conoscendo la realtà, delle soluzioni alternative che potrebbero essere vantaggiose e determinare delle economie per Poste o per ARPA, e allo stesso tempo garantire quelli che sono i servizi minimi essenziali per poter vivere all'interno di un paese come può essere Acciano. Bene, Sindaco, la ringraziamo per la sua partecipazione. Grazie a voi.